Ciao amici di Accordo.it, eccoci a un'altra puntata della nostra serie di microfonatura dell'amplificatore. Come avevo promesso, oggi parliamo di questo microfono a condensatore, e condensatore diaframma largo. Quindi abbiamo, come dicevamo, una maggiore capacità di catturare i suoni e soprattutto una maggiore resa in termini di dinamica e di gamma di frequenze. Allora io direi di passare subito all'esperimento che abbiamo fatto nelle puntate precedenti con il microfono dinamico, quindi di vedere che cosa riesce a catturare il microfono spostandolo nell'asse dal lato dell'altoparlante verso il centro. Ora, sempre faccio in maniera proprio così indiretta, lo spostiamo al bordo dell'altoparlante, come vedete io ho centrato, no? Questo è il centro del cono. Come avete sentito, spostando il microfono riusciamo veramente a cambiare l'equalizzazione del nostro suono come se agissimo nel mixer. Ed è proprio quella l'idea, invece quella di riuscire a trovare la posizione giusta, conoscendo il nostro suono, conoscendo il nostro microfono, per riuscire a dare al fonico il segnale più similare possibile a quello che noi sentiamo nell'altoparlante. Se lui idealmente riuscisse a tenere il mixer completamente flat, con l'impianto tarato giusto rispetto all'ambiente dove dobbiamo suonare, avremo nell'impianto grande lo stesso suono che noi sentiamo nell'amplificatore. Con questi microfoni, proprio per il fatto che hanno i microfoni a condensatore, specialmente quelli a diaframma largo, hanno la capacità di prendere con maggiore dinamica e con maggiore gamma di frequenze il nostro suono, possiamo non solo però riprodurre nell'impianto il suono fedelmente rispetto a quello che noi abbiamo nell'amplificatore, ma possiamo addirittura cercare di migliorarlo proprio perché questi microfoni riescono a catturare delle frequenze che i microfoni dinamici di solito non riescono a catturare. Allora, in questo caso potremmo decidere di non schiarire il nostro suono con l'equalizzatore, ma semplicemente di trovare una posizione in cui percepisce un po' più di acuti, o allo stesso stregua potremmo farlo con i bassi. Un'altra delle caratteristiche specifiche dei microfoni a condensatore, e in questo caso diciamo particolarmente efficace, è quella di riuscire a catturare suoni anche a basso volume, cioè hanno la capacità di resistere a forti pressioni sonore, ma di riuscire a catturare anche suoni invece molto più bassi di volume. Vi faccio sentire solo una parte del mio suono. In questo caso io sono in diretta con il mio via radio, direttamente vado in diretta nell'amplificatore e ho in send return un po' di delay, soltanto il delay. Con i microfoni a condensatore, specialmente questi a diaframma largo, quando abbiamo trovato la posizione giusta, possiamo non solo, diciamo, amplificare il nostro suono fedelmente, cioè avere nell'impianto il suono simile a quello che noi sentiamo nell'amplificatore, ma possiamo addirittura pensare di migliorarlo proprio perché avendo una maggiore efficienza in termini di gamma di frequenze, possiamo per esempio decidere di schiarire un po' il nostro suono senza andare a intervenire nell'equalizzatore, ma semplicemente riposizionando in maniera corretta il nostro microfono. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!